Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando, anzi guida proprio del gioco dall'inizio alla fine, andremo a sfidare la palestra di Temperopoli, capitanata, o meglio presidiata, dal capo palestra Amur o Amur. Vedrete un po' voi dove mettere l'accento. Sarà il capo palestra di tipo erba di Kalos. Quindi, eccoci qui, è proprio in un albero la sua palestra, Ramos, che in inglese appunto è Ramos, mentre in italiano è Amur. The old growth is still in bloom, appunto il vecchio che è ancora nel fiore degli anni, diciamo così, ecco. Allora, pronti? Io, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Amur come capo palestra, degli episodi dell'anime relativi a questo evento, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate a un gioco Pokémon di questo tipo, come, non so, vostri amici, gruppi di Pokémon, queste cose qui. Quindi, iniziamo e andiamo. Allora, la nostra squadra è composta da Gumi, che dobbiamo allenare per far evolvere in Sligo e poi in Kudra. Houlucha, Talonflame, che si è evoluto proprio alla fine dello scorso episodio, quindi se ve lo siete perso andatelo pure a vedere, trovate la playlist con tutti gli episodi di Pokémon Fire Ash, incluso un tutorial su come scaricarlo e giocarlo su PC, sia in descrizione che nel primo commento. Poi Frogadier e Flabébé, qui a caso in realtà, devo poi lasciarlo nel box, non fa parte della squadra di Ash e non lo userò. La palestra comunque è di tipo erba, quindi sarà abbastanza facile avendo sia Houlucha che Talonflame. Però cercheremo di allenare Gumi il più possibile. Detto ciò quindi, entriamo. Entriamo nella palestra di Temperopoli. Salve Guido, ormai ti schippo dato che non dai più informazioni particolarmente utili e andiamo a sfidare il primo allenatore. Vai. Abbiamo Chase. Che manda in campo Simisage, attenzione. Il ritorno delle scimmie di Unima. Allora, non abbiamo molte opportunità di lotta contro Simisage, quindi mandiamo subito Houlucha. La luce si è leccata e ci paralizza, sfortunatamente. Andiamo di acrobazia. E shottiamolo, perfetto. Gumi a livello 33 e Houlucha quasi a livello 35. Gumi non si evolve ancora, purtroppo. Allora, andiamo a dare una full heal al nostro Houlucha, ecco fatto, e proseguiamo all'interno di questa palestra. Vediamo un po' di andare a prendere tutti gli allenatori prima di arrivare dal capo palestra. È il mio turno, vai, sfidiamolo. Il buon Maurice, che manda in capo Ferro Seed, attenzione, interessante. Noi però useremo Talonflame contro Ferro Seed, dato che il fuoco gli fa danno 4x. Lo sprite di Talonflame nostro non è che mi faccia troppo impazzire, dal nostro punto di vista. Secondo me avrebbero potuto farlo molto meglio. Però Talonflame esteticamente è un Pokémon davvero figo. Credo che arrivi a pari merito con Staraptor e dopo Pidgeot. Pidgeot è semplicemente il primo amore, non si scorda mai, no? Quindi Pidgeot sta lì. E poi è elegantissimo Pidgeot con quella chioma fluente, no? È proprio bello come Pokémon. Poi però arrivano a pari merito sia Staraptor che Talonflame, per quanto mi riguarda. Come uccelli regionali, diciamo. Allora, forse contro l'Ombia potremmo tentare un oltraggio. Dai, andiamo di oltraggio. Ok, buono, due oltraggi dovrebbero bastare. Vediamo quante sfuriate ci fa. 4. Ok. Perfetto. Ed ora Carnivine. Useremo il nostro ultimo oltraggio e poi sostituiremo Gumi. Mandiamo in campo di nuovo Houlucha. E andiamo di acrobazia. Perfetto, abbiamo battuto anche questo allenatore, Houlucha sale a livello 35 e a questo punto, già che ci siamo, andiamo a dare una curatina ai nostri Pokémon. Usciamo un attimo dalla palestra, tra l'altro di qua non c'è nulla, sì esattamente, di qua non c'è niente. Usciamo un secondo dalla palestra per non stare qui a sprecare troppi strumenti di cura. Andiamo qui nel centro Pokémon che è proprio qui di fianco, diamoci una curata, così sia Gumi che Houlucha vengono curati tranquillamente.
E proseguiamo, andiamo a sfidare gli altri allenatori. Gumi è davvero tosto da allenare, eh? Non pensavo fosse così difficile. Come vi ho detto, appunto, ho giocato pochissimo la sesta generazione, quindi ho pochissima esperienza dei Pokémon di sesta generazione. Ok, eccoci qui. Questa è un po' buggata, non è uscito il punto esclamativo e non è venuta verso di noi. Brooke, vai, chiama nel campo Roselia, ok. Forse possiamo tirarla giù con Gumi, Roselia. Andiamo di oltraggio. Magical Leaf dovrebbe farci molto poco. Esattamente, due oltraggi dovrebbero bastare per Roselia. E Gumi a livello 34. Poi Wormadam si becca un altro oltraggio. Non è molto efficace perché questo è di tipo acciaio, se no, o folletto. No, folletto non può essere, è tipo acciaio forse questo. Questo Wormadam, quindi mandiamo Talonflame. Tecnicamente, essendo volante, non dovrebbe beccarsi le file punte, giusto? Esattamente. Andiamo di Flame Charge. Super efficace, appunto. E addio, Wormadam. Livello 36 per Talonflame, ottimo. E proseguiamo. Altra allenatrice. Altra Ranger, che si chiama Twiggy questa volta. E manda in campo Gloom. Gloom contro Gumi, estremamente simili i loro nomi. Andiamo ancora di oltraggio. Abbiamo visto che con due oltraggi più o meno riusciamo a buttare giù tutti. È stato iper avvelenato il nostro povero Gumi. Però si porta a casa comunque la kill. Executor, cambiamo Pokémon. E mandiamo, anzi lasciamo Gumi un secondo, così si prenderà un altro po' di esperienza. E poi mandiamo Oulucha. Parassisseme, perfetto. Poi penso che lo potremo shottare con Xyssor, dovrebbe fare danno 4x. Esattamente. Addio, Executor. E proseguiamo. Forse però siamo arrivati direttamente dal capo palestra, vero? Sì, anzi dal capo palestra. A questo punto allora, guardate, vado a curarmi ancora un attimo i Pokémon velocemente. Ecco fatto, siamo già praticamente fuori dalla palestra. Di qua. E ci prepariamo alla battaglia contro il capo palestra. Io Gumi lo metterei comunque, perché qualche punto esperienza se lo può prendere. E poi penso che tra Hawlucha e Talonflame la sfida sia abbastanza alla nostra portata, anzi, sia praticamente già in tasca la vittoria. Quindi metterei comunque Gumi per fargli prendere altri punti esperienza, perché deve evolversi. Cioè, finché non si evolve in Sliggo diventa davvero tosta la faccenda. Quindi torniamo su ed eccoci qui da Amur, o Ramos in inglese. Benvenuto nella palestra, nella mia palestra anzi. Spero che tu abbia. Ti sia divertito a guardare la natura, ti sia piaciuta la natura mentre venivi qui. There won't be any time to look now that you have come to me. Non ci sarà molto tempo ora per guardarla, ora che sei arrivato da me. E infatti si combatte, andiamo con Gumi, Hawlucha e Talonflame. Vai! Tra l'altro abbiamo ancora l'Ifrogadie che prima o poi dovrà evolversi, eh. Jumpluff, ok, si inizia subito con Jumpluff, noi andiamo di Gumi. E cambiare subito Pokémon, così da fargli prendere comunque il livello in maniera abbastanza sicura. Gumi sarà a livello 35, mandiamo Hawlucha. Lui cosa usa? Parassisseme, perfetto. Perfetto, tanto adesso verrà shottato da Acrobazia. Gumi a livello 35 dovrebbe imparare Drago Pulsar. Non è per niente male, e infatti glielo insegno al posto di Fragello. Rain Dance gliela lascio perché se non sbaglio gli serve per evolversi in Goodra. Rust, no grazie. No, no, non voglio farlo imparare Rust. Ok, Weeping Bell. Rimandiamo in campo Gumi. Forse adesso con Drago Pulsar riesce a buttare giù Weeping Bell, vediamo. Andiamo di Drago Pulsar. Grass Knot fortunatamente non fa molto. Drago Pulsar fa abbastanza invece. Ci avvelena ma non è un problema. Non riusciamo a buttare giù anche Weeping Bell. Ed infine Gogoat. Lasciamo Gumi così prende altri punti esperienza. E poi mandiamo in campo Talonflame. Lui lo Mega Evolverà magari? Esiste Mega Gogoat? No, non lo Mega Evolve.
Penso che non esista nemmeno, tra l'altro. Acrobazia. E viene quasi shottato. Alabaccacedro? Sì. Parassi seme. Ma noi lo finiremo con un'altra acrobazia. Vai. Perfetto. Troppo veloce per me, mi spiace. E ti sei guadagnato la medaglia pianta. Ecco qua. E anche questo MT. Petalo danza. Buono. Attacca per multipli turni e ti lascia confuso un po' come oltraggio. You have the quickness of Yuff, but the skill of a master. Attenzione, hai la velocità ai riflessi appunto di un giovane, ma l'abilità di un maestro. Be sure to remember to take it slow sometimes. Assicurati di ricordarti di prendertela comoda, di prendertela con calma certe volte. Beh, diciamo che se ci fate caso nel mio banner del canale YouTube, trovate tre parole scritte, oltre appunto al classico Glacial Sphere, tutti i video, tutti i giorni nuovi video. Trovate walkthrough, gameplay e slow gaming. Slow gaming, per chi non sapesse magari in inglese, vuol dire giocare lentamente. Che non vuol dire tipo camminare al posto di correre, ma vuol dire prendersi il tempo per apprezzare il videogioco e giocarlo non semplicemente come se fosse una speedrun già la prima volta per andare subito a fare subito tutta la missione principale, giocare in maniera super efficiente, non perdere mai tempo, non guardarsi mai in giro, tirare dritto. Questo vuol dire essere il contrario dello slow gaming. Ecco, slow gaming vuol dire prendersi il tempo per apprezzare appunto il videogioco. Ora andiamo con Gumi di nuovo davanti e potrei dargli a questo punto una Violite per aumentargli un po' la difesa, che dite? Allora, le Violite dovrebbe essere in alto, sì. Vediamo un po' se la becco. Everstone, no. E Violite dovrebbe essere qui in giro. Eccola qua, ne ho quattro. Diamone una a Gumi. Ecco fatto. E si parte. E si parte attraverso questo percorso desertico. In cui sfidiamo subito un allenatore. Time to dance, my way to victory. Anche questo appassionato di danza, come un allenatore che avevo incontrato precedentemente, che era Tierno. Ah, ma è ancora lui, tra l'altro, è sempre Tierno. Va bene. Battiamo di nuovo Tierno. Allora, c'è la tempesta di sabbia, ok. Io userei Drago Pulsar. Aquatail mi ha fatto parecchio male. Qua mi conviene sostituirlo, effettivamente. Allora, lui userà probabilmente un altro attacco di tipo acqua. Io manderò Pikachu questa volta, a questo punto. Usiamo Pikachu contro Tierno. O Tierno. Ecco qua, ci becchiamo un po' di sabbia negli occhi. Ma poi tiriamo giù questo Wartortle con un bel Thunder Punch. Gumi a livello 36, perfetto. Poi, vediamo un po' chi manda il nostro buon Tierno. Politoed. Cambiamo Pokémon. E rimandiamo Gumi. Stiamo cercando davvero di fargli fare più livelli possibile a questo povero Gumi. Politeod però potrebbe farci parecchio male, eh. Cambiamo subito Pokémon e rimandiamo Pikachu. D'altronde quando si deve allenare un nuovo Pokémon è così. E pensate che questa sarà la penultima regione che faremo su Pokémon Fire Rush, perché arrivate da Alola poi la ROM finirà. Non so quando aggiungeranno Galar o se lo faranno, quindi in quel caso poi vedrò se si potranno recuperare salvataggi e proseguire, oppure se magari i salvataggi non si potranno passare da una versione all'altra. Qui bisognerà vedere appunto come si gestirà la cosa. Vi dico già subito che non ricomincerò un nuovo gioco arrivando poi fin qui nel caso in cui i salvataggi non dovessero essere compatibili, perché sarebbe un dispendio di tempo altissimo. Che non posso permettermi in questo momento, cioè sarebbe davvero giocare a tempo perso per cos'è 150 ore? Un po' troppo. Un po' troppo. Mi fermerò ad Alola nel caso in cui i salvataggi non sarebbero più, non fossero più compatibili. Raichu, mandiamo di nuovo Gumi. E comunque, oh, cioè, chiamalo poco, cioè abbiamo fatto da Kanto fino ad Alola, abbiamo fatto 7 generazioni Pokémon. Chiamalo poco, insomma. Allora, contro Raichu io manderei di nuovo Pikachu d'altronde. Contro il Pokémon di tipo elettro, finché questo Sliggo non si evolve, finché questo Gumi non si evolve in Sliggo, possiamo fare davvero ben poco. Allora,
Brick Break. Addio Raichu. Gumi a livello 37, buono. Altro Pokémon, mandiamo di nuovo Gumi. Un Hitmon top. Proviamo a tirarlo giù con Drago Pulsar. Triplo calcio, vediamo quanto danno ci fa. Un buon danno in realtà. E noi invece gli facciamo troppo poco. Troppo poco ancora di danno. Sostituiamolo. Però questa volta possiamo mandare un altro Pokémon oltre a Pikachu. Possiamo mandare Houlucha. Esatto, triplo calcio è poco efficace. E andiamo di acrobazia. Abbiamo sconfitto di nuovo Tierno, il potere della lanza, sicuro, guarda. Troviamo una Nest Ball qui. Diamo una curatina veloce ai nostri Pokémon. Dato che comunque hanno perso solamente poca salute in realtà. Ecco fatto, curiamo il buon Gumi e diamo una pozione a Houlucha. Proseguiamo. I Pokémon selvatici, ok, si incontrano così, casualmente nel deserto. E qui tecnicamente potremmo, mi sa, incontrare Heliosk. O Heliolisk, non mi ricordo di preciso come si chiama. Comunque lui, l'avete capito chi è. Ecco, gradirei se mi lasciaste fuggire dannati Pokémon selvatici. Grazie. Qua mi sa che conviene mettere davanti un Pokémon veloce, eh. Tenendo davanti Frogadier, un secondo. Perché altrimenti i Pokémon selvatici non ci lasceranno mai fuggire. Oh, Magnezone che troviamo qui, attenzione. Questo tra l'altro è un luogo, se non sbaglio, con un campo magnetico. Quindi se volete far evolvere qualcuno tipo Magneton o Nospas. Qua troviamo una Gronite tra l'altro. Qui potete farlo. Sfidiamo anche lei. E se non sbaglio qui ci sono un botto di strumenti nascosti, invisibili, eh. Però di preciso non saprei dove siano. Allora, Water Pulse. Cioè, volevo dire Surf. Attenzione, Bidoof resiste, anche perché Frogadier comunque di livelli è rimasto leggermente indietro. Deve farsene un po' di livelli anche lui. Andiamo un po' di round. Perfetto. Vediamo un po' qui sotto cosa c'è. Esploriamolo per bene questo deserto. Un altro Magnezone. Sto aspettando che esca un Pokémon nuovo però. Non mi interessano i Magnezone che ho già. Qui abbiamo uno Scienziato che fa la guardia di uno strumento. Grumpig. Anche lui ovviamente lo abbiamo già perché vi ricordo ho completato il Living Dex di Kanto, Yoto, Hoenn e Sinnoh. You should take a break. Va bene. Wobbuffet. Wobbuffet sappiamo essere stronzo, tanto questo è Wobbuffet femmina, come vedete dal rossetto sulle labbra. Andiamo di Surf. Ok, Safeguard. Altro Surf. Buono, brutto colpo, bravo, bravo, bravo. Wobbuffet è proprio un Pokémon fastidioso da affrontare. 34 per Frogadier. E ora tocca a Wainat, mandiamo in campo il nostro Gumi. E andiamo di Drago Pulsar. Fa davvero poco danno, eh? Fa davvero poco danno Drago Pulsar. Che lui ci ha fatto ripeti, quindi noi useremo Drago Pulsar di nuovo, ma tanto ora la tempesta di sabbia lo butterà giù. Perfetto. Wainat di nuovo, ok. Tanto prende pochissimo punti esperienza, quindi sostituiamo Gumi e mandiamo in campo Frogadier. Non ne vale la pena far durare così tanto una battaglia come questa con dei Pokémon che tirano così pochi punti esperienza. Andiamo di Surf. Ok, ripeti, non è un problema, dato che tu sei ancora Surf tranquillamente. Ok, anche il suo secondo Wainat è stato battuto ed ora il terzo, il quarto Pokémon, cosa sarà? Un altro Wainat? Sì. Proprio rompi palle fino alla fine questo, eh? E in più la tempesta di sabbia comunque allunga un bel po' tutte le battaglie. Fortunatamente in Pokémon Fire Rush ci hanno pensato questa cosa
e gli eventi atmosferici durano davvero poco a livello di tempo nella di animazione di turno. Qui abbiamo una Tyranitarite. Figo. Fortunatamente appunto durano poco a livello di animazione tutto quanto. Però comunque allungano la battaglia, rompono le balle. Fuga. Qui c'è l'uscita, perfetto. Abbiamo già trovato l'uscita. Eccolo qui, Helioptile. Heliolisk allora è la sua evoluzione. Catturiamo Helioptile, nuovo Pokémon che ci serve per il Livindex. Preso. Perfetto, abbiamo catturato anche Helioptile. Ora, prima di uscire dal deserto, però, dato che mi sa che non ci sono Pokémon nuovi qui, direi di mettere un bel super repellente e esplorare per bene questo posto. Allora, prendiamoci il super repellente che avevamo trovato in giro. Qui, come vedete, tutte le lastre, tutte le cose. Allora, dov'è il mio super repellente? L'ho già passato, no? Più avanti. Eccolo qua, super repellente, trovato. Perfetto, ed ora possiamo tranquillamente esplorare senza problemi. Sandstone. Poi. Stilixite. Intenzione, eh? Altro scienziato, battiamolo. Oh, la palestra di Luminopoli sarà sua. Questo Amire Belmondo, tra l'altro, si chiama, ma che non è Belmondo. Mai sentito in vita mia. Questo Amire cospirazionistiche, no? Allora, andiamo di surf su Magneton. Usa Discharge e ci ammazza. Distrutto proprio. Poveretto. Andiamo allora di Talonflame. Flame Charge. Perfetto. Poi Magneton. Lasciamo Talonflame. E andiamo di Flame Charge di nuovo. Ecco, purtroppo la nostra squadra qui di Kalos soffre tantissimo i Pokémon di tipo elettro, eh. Così come quella di Unima, della verità, se ci pensate bene. All'inizio i Pokémon elettro ci davano davvero parecchio filo da torcere. Altro strumento. Qui finché Gumi non si evolve in Sliggo e magari può imparare Terremoto, continueremo a soffrire parecchio il tipo elettro. Delphox? Ah, la terza evoluzione di Fennekin. Ok, tipo fuoco, andiamo di Acrobatics. Tipo fuoco psico forse addirittura. Quanti dot ci sono in questa battaglia? Andiamo di Brick Break. Poco efficace, ma abbastanza per tirarlo giù. Aromatisse, mandiamo Gumi. Aromatisse dovrebbe essere l'evoluzione di Spritz, giusto? Eccolo lì, sì. Andiamo di Oltraggio. No, è vero che è di tipo folletto lui, sono stupido. Sono stupido, sono stupido. Allora, sostituiamo subito questo Gumi. Sostituiamolo e mandiamo in campo Talonflame. Charge Beam mi ha fatto parecchio male. E si è pure aumentato l'attacco speciale. Infame. Devo assolutamente tirarlo giù con un bel Acrobatics. Non sono riuscito a tirarlo giù con Acrobatics. Questo mi shot. Non mi shot, ma mi ucciderà la tempesta. Oh, questo deserto sta mettendo a dura prova i miei Pokémon, eh. Un po' anche il fatto che hanno tanti Pokémon di tipo elettro. E quelli che non sono di tipo elettro comunque hanno attacchi di tipo elettro. Quindi un po' me lo prendo in quel posto, ma andiamo Gumi. E usiamo Water Pulse. Dai, non basta, davvero. Gumi è davvero scarso, poverino. O anzi, poverina, è una femmina. Ok, però un po' di punti esperienza se l'hai presi. Continuiamo un attimo a vedere questo deserto, però mi sa che abbiamo finito, eh. Sì, questo scienziato l'abbiamo già battuto, sì. E
Non dovrebbe esserci strumenti che abbiamo mancato. E a questo punto possiamo uscire dal deserto. E siamo arrivati a Luminopoli. Ora però la parte nord della città è aperta. Questo è uno dei fratelli Lens, ok? Dei fratelli Lallenti. Non è mio interesse esplorare la città in questo momento perché lo faremo nel prossimo episodio. Dato che per questo è tutto. Abbiamo praticamente battuto la quarta palestra, quella di Amur, e poi abbiamo preso la medaglia pianta. Abbiamo passato il percorso 13, quel percorso appunto desertico. Abbiamo catturato Eli Optile e siamo pronti ora per sfidare la quinta palestra, quella di Lemma. Io vi ringrazio quindi per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!